Ciao Barbie Family, bentornati in un nuovo video. Allora, abbiamo appena finito quello della Rainbow Five, ne facciamo Appesa dietro. dietro la messa. Andiamo avanti con un altro video, subito, subito, veloce, perché stiamo correndo, perché lì dietro avete già chi c'è con noi su Su Telegram. Telegram e mandiamo le Perché non stai fotini. entrando su Telegram? Ambo dice a me. Perché non stai Allora, entrando su Telegram? Entra immediatamente su Telegram, perché sennò mi perdete le cose. Mi vedete, dispiace, mi allora, dispiace. Perché non è iscritto al nostro canale Telegram, ma perché fai ballare? si perde le cose Comunque, e... abbiamo iniziato a prendere qualcosa per la casa Fontan. Quindi, Allora, seguici su Telegram e iscriviti andiamo anche tu. finalmente ad unboxare. Prima starnutivo, che speriamo che adesso non ho più starnutito, eh. È la Rainbow. La Rainbow, sono allergica alle Rainbow, cosa ti devo dire? Allora, la Barbie Lux dell'ultima serie praticamente, queste sono le ultime serie, che tra l'altro il 15, questo mese, il 15, dovrebbe essere la data di uscita delle nuove Ma Lux. ancora non se ne vede l'ombra. Ancora non se ne vede l'ombra, sto guardando tutti i giorni, santissimi, più volte al giorno su Amazon, ma ancora nada, de nada. Quindi aspettiamo, fremiti, fremiti, a vedere le nuove Ray e le nuove Rainbow, le nuove Barbie Lux. Quindi questa è quella dell'ultima serie, praticamente. Eccola qua, è una serie con i colori pastello, Barbie Signature Lux, la vetrina come sempre, la scritta sfondo rosa, scritta Lux in viola. Qua vediamo la scritta in grande Lux di tutti i colori, sempre pastello, rosa, viola, verde acqua, rosa, viola, ok. Sotto avvertenze varie, che niente, sopra non c'è niente, e qua il suo modello, lei è la numero 16. Ok, dietro. No. Cosa fai? Ma Mi è morto. stai dicendo cosa stai facendo? Scusami. È spiaccicata, è diventato un foglio di carta. No, no, con la forbice, che schifio. Dietro ci sono tutta la Questa serie mosca mi completa, dava fastidio da tutto il Barbie pomeriggio. Lux. A noi manca la 14, la 15 e la 13. Questa, lei seduta e la roscia in piedi, che prenderemo sì, ma più avanti, perché adesso ci dedicheremo alle nuove Lux che usciranno. I nostri soldini andranno lì. Qua c'è la scritta che vi leggo subito, ho trovato subito l'italiano. Crea Luke, mettile in posa, fotografale e pubblica i tuoi scatti. Le bambole della terza serie di Barbie Lux sono determinate e risplendono in passerella. Allora, che risplendono in passerella per le Barbie, ok, ma in passerella ci si va vestiti, no? E dei vestiti proprio no. Andiamo subito a vederla. Io apro, mi abbasso, apro e andiamo a vedere il suo outfit, se veramente risplende in passerella. L'ho sputato, vabbè, andiamo. Sfondo anche qua tutto pastello con la scritta Lux, e qua dietro c'è il suo certificato di autenticità. Avete visto come ho tolto il piedistallo senza rompere? Ok, andiamo avanti. Questo è il suo classico piedistallo bianco, e quello trasparente. Pensavo di avere ancora lo schermo giù.
finché non vedete il tac. Ok, questo è il suo piedistallo. Andiamo alla Barbie. Beh, scusa, perché l'ho tolto questo? Lei è una Barbie curvy, eccola qua, ve la faccio vedere prima voi. Molto molto bella. Ok, qua ancora. Ma che cavolo? Elastici dappertutto. Ma porca vacca. Dicevo, è una Barbie curvy, molto bella. Il mold ha lo stesso mold di quella bionda, sempre bionda, con la testa rasata da una parte, col ciuffo, che noi ne abbiamo unboxate due, le abbiamo prese dalla Spagna, abbiamo sudato freddo per quelle. Ed è la serie 2, questa è la terza serie della serie 2. Ecco il suo stesso mold. Allora, ha un trucco bellissimo azzurro, occhi azzurri, rossetto rosso, ma non quel rosso acceso, rosso pastello. Molto molto bello, guardate, guardate che occhi splendidi che ha. Ma guardate anche il viso, che bello che è. La bocca chiusa, cuoricino, ma veramente qualcosa di, è veramente veramente bella, cioè, guardate che bella, guardate anche il trucco, mi piacciono questi trucchi qua, molto molto bello, molto bello. Sì, anche la riga sotto l'occhio. Simona, tu stavi guardando là, no, ma non vedi che siamo sfocate? Non stavo guardando là. No, non stava guardando là. Il trucco sembra eyeliner sotto, molto molto bella. È bionda, ricciolona, molto belle. Sì, oddio, i ricci sono un po' un pasticcio. Bisogna... Ogni riccio è un capriccio. No, ogni riccio è un pasticcio. Però, bella. Io... l'avrei preferito un po' più in giù. Che cosa? Ricci. Molto, veramente, veramente bella. Bella, bella, mi piace. Il visino è piccolino. Il corpo abbiamo detto curvi. Ok, indossa una canotta crop top che si vede la pancia con la ricciatura qua in mezzo, color verde acqua. Semplice, semplice, e dietro velcro, tutto velcro. Ah, ma è una tutina. Ops, ops, è tutta unita. Non me ne ero accorta, scusate. Comunque è tutto unita. Ok, pantaloncino è viola pastello, e davanti è solo davanti che è staccata, ma dietro, come vedete, è unita. Se io tolgo, tolgo tutto. Vedete? Proprio attaccata. Carina però, eh? Bella. I colori non mi piacciono. Parliamo dopo dei colori. Andiamo a vedere l'outfit. Le considerazioni finali sono la fine. Finale e finale. Tutto unito. Il pantaloncino è corto. Andiamo sotto a dei sandali col tacco a zeppa, però. Rosa, semplici. Totalmente di un altro colore. Dopo sembra che ha dei pietrine, sassolini nelle scarpe, vabbè, comunque lei è made to move, ha gli snodi alle mani, entrambe, ai gomiti, entrambi, questo si muove l'avambraccio, madonna come sono diventata professionale, è molto... avambraccio, se ho azzeccato che l'avambraccio... sono veramente spalla, entrambe, la testa, il corpo, vedete come è fatto qua, sì, gamba, qua c'è il così si gira, entrambe, ginocchia, entrambe, e piedi, vedete, entrambi. Ok,
Basta, sì, tutte le sue movimenti, basta. Sì, adesso è un po' rigida, c'ha certe ginocchia che se ti arriva una ginocchiata ti spacchi i denti. Allora, anche le mani sono molto belle, sono larghe, molto molto belle. Allora, considerazioni finali, perché l'abbiamo vista tutta, questo è il suo stand, l'abbiamo visto, sta così. Considerazioni finali. La Barbie è bella, ma non può fare la modella, ma non perché sia curvi, ma per il suo outfit, perché in passerella con questo outfit farebbe ridere i polli. Cioè, ma veramente, ha fatto pure un po' di rima. Cioè, verde acqua, viola, rosa, a parte che i colori, cioè, lasciamo perdere, cioè, voglio dire, ma di che parliamo? E poi non si accordano i colori. La tutina è anche bella, anche le scarpine, però potevi farmele no, ma nere no, perché se colori pastello, però potevi farmele, esempio, l'hai fatta la maglietta, fallo uguale alla maglietta, riprendi il colore di un pantalone o la canota, non devi mettere un altro colore, matel. Cavolo, fai una cosa bella per poi. Sì, oddio, questa serie di i vestiti lasciano un po' a desiderare per i colori. Per il resto è bella. Curvi, bella, mi piacciono le curvi. Le ciocciarelle mi piacciono. Questa è la Barbie, to Simona. Però i colori, ecco, accostati così, no, e non puoi iscrivermi dietro la scatola che va in passerella, perché no. Dai Simona, però muoviti, spicciati, devo è editare. Bella, ma è vestita, cioè, vabbè, le stesse cose dei vestiti, penso che era ubriaco. Licenziatelo. Era ubriaco mentre ideava come vestirla. Veniamo noi. Perché ve la vestiamo noi. A parte che il viola con questo azzurrino non mi piace. Verde acqua. Verde acqua, non mi piace come è accostato, e poi il pugno negli occhi sono il colore delle scarpe, che non c'entrano niente con l'outfit. Boh, non so perché sto... Cioè, mi sembra un... qualcuno che si è vestito a caso perché sta andando in spiaggia. Ma secondo me no, in spiaggia si vestono più... Forse è più elegante per andare in spiaggia. Cioè, non è più elegante. Sì, 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 ci sono certi che si vestono più eleganti per andare in spiaggia. E questo outfit... non mi piace per niente. No, vabbè, l'outfit è bello in sé. No, la Barbie è bella e l'outfit no. No, l'outfit come è fatto, il completino è bello, i colori sì, fanno cacché. I colori? Beh, il viola no, potevi farlo tutto viola piuttosto. O viola e bianco. O viola e rosa, viola pastello. E rosa pastello. Questi due colori. Cioè, non mi mettere questo viola, questo cioè. Verde acqua che... Vabbè. Cioè... Sì, anche gli altri outfit lasciamo perdere con le questo scarpe. Questo è carino. Lui è carino. Lui, il che è muscoloso, l'outfit non mi piace. La roscia non mi piace. Non ne parliamo dell'outfit della roscia. Poi, perché ma quando viola l'avremo... Viola e gialla, vabbè, poi ma adesso, rosso e allora, poi azzurro. Vedremo quando l'avremo sotto mano, potremo valutare. Per favore, cioè, beh. Bene. Detto questo, non so, noi fare il colore dell'arcobaleno. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento. Consigli l'acquisto, sì? Sì, consigliamo l'acquisto, ancora ci sono su Amazon. Quindi. Correte perché magari poi chi lo sa, ma no, ma queste già. No, questa no. Se no. Perché è muscoloso, come basta. E mi raccomando, un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere la notifica dei nostri video. Noi adesso corriamo. Corriamo, devo editare questo video e da unboxare un'altra, l'ultima cosa, perché poi mi serve il telefono, memoria libera per proseguire a fare il piano terra della casa. Iniziare, no, proseguire, scusate. E quindi è un po'... un po' faticoso, quindi un po' lungo come cosa, quindi sei magari sicura? Potete... Magari poi ci metti 2 secondi con le tue manine di fata. È probabile che magari rimarrete qualche giorno
vabbè, siete stati un po' senza unboxing, voglio dire, altri giorni voi potete, però vabbè, mi dispiaceva. E per la famiglia Fontana, insomma. Va bene, già che l'abbiamo iniziata, eh? Non rompete, eh? Non rompete, ciao. Avete capito? Avete capito? Non rompete, perché sennò... Sta scherzando ovviamente. Ironia! Ironia! E basta, ironia! Ciao. È entrata nel gruppo Telegram. Telegram, è diventata russa. Perché se no... Non venite informati su quelle cose. No, vedete quella Rainbow? Vi appende come lei, eh? Esatto, e poi vi schiappeggio. E poi cadete. Ciao.